La Francia sotto attacco. Immigrazione e terrorismo, due temi chiave del vertice che si è tenuto stamattina tra la ministra dell'interno Lamorgese e il suo collega francese Gérald Darmanin. 9 giorni fa un uomo armato di coltello è entrato a Notre Dame, la cattedrale nel centro di Nizza, e ha ucciso 3 persone. Un'azione cruenta e terribile che ha portato il paese con la mente indietro di anni alla strage del Bataclan. L'attentatore è Brahim Aoussaoui, tunisino di 21 anni, arrivato in Francia dopo essere sbarcato sulle coste italiane. Si è parlato di sforzi comuni, di collaborazione tra intelligence e di intensificazione dei controlli. Questo per contrastare terrorismo e immigrazione clandestina. Presto si aggiungerà un altro strumento alle frontiere. Ho parlato di quella che sono l'utilizzo delle brigate miste, che utilizzeremo come sperimentazione per i primi 6 mesi e su cui già le nostre polizie stavano lavorando da più tempo e che cercheremo di rendere operativi quanto prima. Non ho mai pensato che ci fosse un difetto nei sistemi di controllo italiani, ha detto Darmanin ricordando il passaggio dell'attentatore di Nizza nel nostro paese. Il terrorismo è un fenomeno endogeno, molti degli arrestati negli anni passati erano di nazionalità francese, ha concluso il ministro, e non esiste alcun legame tra immigrazione e terrorismo.